Ecco, ci siamo imbavagliati perché al comune di Milano dà fastidio che la pulizia della città faccia schifo. E gli dà fastidio che i turisti del Salone del Mobile vedano quello che non c'è in Piazza Duomo, in Piazza della Scala, ma c'è al Gratosoglio, c'è a Quartogiaro, c'è alla Bovisa, c'è a Lambrate, c'è ad Affori. Noi vogliamo ricordare a Pisapia che lui è pagato da tutti i milanesi, non solo da quelli che vivono fra Piazza del Duomo e Corso Vittorio Emanuele. E quindi mi spiace se si infastidisce del puzzo che per un quarto d'ora chi passa la Piazza della Scala si sta respirando, perché è la stessa puzza di merda che si respira per 365 giorni all'anno quelli che abitano in periferia. Quindi adesso, siccome siamo persone educate e pulite, questi rifiuti che abbiamo raccolto in un fine settimana nei parchi milanesi li riprendiamo, li mettiamo sul furgone e li portiamo a spese nostre in discarica domani mattina. È quello che dovrebbe fare il Comune di Milano, che con un sindaco assolutamente non all'altezza non è in grado di fare. Quindi mi piacerebbe che i turisti che Pisapia vuole difendere nella settimana del Salone del Mobile facessero un salto al Gratosoglio, all'Ambrato, all'Ampugnano domani e si turassero il naso come siamo costretti a fare noi oggi pomeriggio. Ringrazio tutti i consiglieri di zona e i militanti che ricordano al sindaco che si deve dare una sveglia. Non sarebbe male che una piccolissima delegazione di Rumenta facesse sbarco in aula, cioè poi però io mi fermo perché non posso entrare. Rumenta, non c'è. Ti aiutiamo! Detto questo, noi facciamo quello che non fa Pisapia, ovvero sia occuparci di Milano, quindi da persone educate, che speriamo che il sindaco si dimetta il prima possibile perché è una sciagura per tutta Milano, ci riprendiamo la nostra monnezza, la riportiamo sul furgone, la prossima volta però la portiamo sotto casa di Pisapia. Questa è la Milano dell'Expo, questa è la Milano di Pisapia, segnatamente via Pozzuoli zona 9, ecco. No, io ti volevo chiedere questa cosa di Marroni che ha annunciato che si vuole ricandidare nel 2018 e tirare la politica, una sua scelta di vita. Beh, un uomo libero, questa è dimostrazione che è un governatore libero. Se uno dice all'inizio che qualunque sua scelta non è dettata dal voto personale o dall'attaccamento alla poltrona, ma quello che farà in 4 anni, ragazzi, quello che farà nei prossimi 4 anni lo farà a prescindere da una sua candidatura, secondo me è una dimostrazione di onestà e di correttezza rara. Ecco, se Pisapia dicesse io non mi ricandido, probabilmente ci sarebbero i caroselli di festa per le vie di Milano, però sarebbe apprezzabile dal punto di vista del suo agire politico. Quindi da leghista e prima ancora che da leghista da lombardo sono ancora più contento di averlo eletto come governatore. Senti, lui dice che vuole lasciare un'eredità, una squadra, vuole lasciare largo ai giovani, tu ti sentiresti pronto a fare governatore? No, è una sfida troppo grande, abbiamo 4 anni di lavoro davanti da fare, in un primo anno già abbiamo fatto tante buone cose, se poi avessi un desiderio da esprimere, il palazzo da ripulire è questo, a proposito di monnezza, quindi se potessi scegliere una sfida sarebbe quella per provare a chiedere ai milanesi se hanno voglia di un sindaco un po' più presente, un po' più innamorato della sua città. Matteo, una Lega che scende in piazza ieri a Verona, oggi a Milano, per due motivi diversi. Sì, però l'immondizia è un fattore comune, perché ci sono 24 persone in galera sul nulla e c'è una città sempre più sporca, sciatta, grigia, dimenticata, quindi l'immondizia riguarda alcune inchieste e riguarda la mia città, e quindi dove c'è la possibilità di fare qualcosa c'è la Lega. Pisapia in campagna elettorale aveva detto che sarebbe stato il sindaco di Milano centro ma anche delle periferie, forse non è così? Andate a chiederlo a Quartogiaro, a Lambrate, al Gratosoglio, è un sindaco scomparso, è un sindaco chi l'ha visto, un sindaco che sta in ufficio ma non vediamo in metropolitana, sul tram, nelle parrocchie, sindaco molto attento ai Rom e poco attento ai milanesi.
se li sta... Un'ultima cosa, le Forza Italia minaccia di mollare Renzi sulle riforme. Stanno litigando sul nulla. Ecco, in un momento in cui la disoccupazione è al massimo, la fame è al massimo, che PD e Forza Italia litighino sulla riforma del Senato è una vergogna al Paese. Io sfido PD e Forza Italia sulla legge Fornero, vengano a firmare per cancellare la legge Fornero. Ma a voi vi piace questa riforma del Senato? Fa schifo. Fa schifo. Ma io sto dando il mio parere, fa schifo, anche perché riporta a Roma quasi tutte le competenze dei territori, quindi è una riforma che fa schifo. Però se devo litigare, fossi in Forza Italia, litigherei sul lavoro, sull'economia, non sulle riformicchie di Renzi. Senti, l'hai vista l'imitazione di Renzi? Grande, gli spedirò tre felpe nuove che mi hanno regalato nel weekend, quelle del Friuli e quelle di Sacile, perché gli mancano, quindi... Friuli e Sacile. Esatto. Piazza della Scala piena di immondizia, perché? Piena di immondizia perché i sostenitori e i militanti della Lega hanno deciso di far notare al sindaco che Milano fa schifo in periferia però, e quindi l'assessore ha già annunciato che ci denuncerà tutti perché abbiamo deciso di portare qui la rumenta, poi chiaramente adesso la stiamo portando via per essere buttata via come deve essere normalmente fatto, però anche nelle periferie, caro Pisapia, a te che dà tanto, così tanto fastidio ricevere la pattumiera qua in centro, sappi che le periferie purtroppo sono piene di rumenta che tu non pulisci. Tanto i sacchi avevano su ogni sacco un cartello. Esatto, un cartello che indicava, che indica da dove abbiamo preso questa roba, quindi c'è la testimonianza attraverso anche le foto di dove abbiamo raccolto tutta questa rumenta che è in giro per le periferie della città. Pisapia dunque si occupa solamente del centro e sta lasciando la periferia, non come in campagna elettorale aveva detto. Sì, neanche tanto del centro devo dire, però sicuramente i cittadini delle periferie, soprattutto quelli vicini ai campi nomadi, ai parchi eccetera, vivono sulla loro pelle il degrado e lo sporco, e quindi la Lega ancora una volta scende in piazza, scende in mezzo alla strada a loro difesa. Protestiamo perché in questi due giorni abbiamo fatto un'iniziativa che si chiama Puliamo Milano, siamo andati nelle periferie a ripulire le zone degradate e abbiamo raccolto decine di sacchi di immondizia. Questa è la condizione in cui vivono i cittadini nei quartieri di periferia, da Porto Giaro a Baggio, dalla Barona allo Stadera, ad Affori, ed è un vero disastro. Pisapia, invece di pensare solo alla galleria e alla pedonalizzazione di Piazza Castello, dovrebbe ogni tanto pensare anche alle periferie.